Buongiorno, sono la comunità di Caivano. Lui se l'è scritta perché sì, è timido. Pezzella Mattia, stavo il 17 aprile 2007, lavorava sul lavoro al quarto piano, sono precipitato a suolo, mentre cadevo ho invocato il nome di Gesù e ho visto il viso di Gesù riflesso nel viso di mio figlio. Mi sono trovato seduto e conferma questo che il Signore ha fatto per me. I fratelli della comunità hanno pregato per me e ringrazio la comunità Gesù Risorto che sono ancora qui al 2008. Vedo. E poi al TG5, 17 aprile del 2007, è stato parlato per 3-4 giorni, era un miracolo, lo sapete. E ho uscito il passa atti 20 e udevo cada giù al terzo piano. Le sorelle sono venute a casa, hanno pregato per me. Alleluia. Allora, i fratelli che andarono a pregare per lui, i fratelli della comunità che andarono a pregare per lui, dopo la preghiera aprirono la Bibbia e a conferma, così a primo colpo, il Signore mandò questi versetti, Atti 20. Mentre Paolo continuava a parlare, un ragazzo di nome Eutico, che si era seduto sul davanzale della finestra, si addormentò. A un certo punto cadde giù dal terzo piano e fu raccolto morto. Paolo allora scese, si piegò su di lui, lo prese nelle braccia e disse: calma e coraggio, Eutico è vivo. Gloria a Gesù. Eutico dal terzo piano, lui dal quarto piano, dal quarto piano.